Ti sei mai chiesto quali sono i misteriosi modi in cui il nostro mondo cambia e cosa potrebbero significare questi cambiamenti per noi? Recentemente è successo qualcosa di straordinario in Arabia Saudita. Eventi meteorologici insoliti, come inondazioni improvvise e grandinate, hanno trasformato aridi deserti in paesaggi verdi lussureggianti, lasciando gli scienziati perplessi e alcune persone che riflettono sui significati più profondi. Cosa potrebbero significare queste trasformazioni inaspettate? Sono solo eventi casuali o potrebbero avere un significato spirituale? Unisciti a noi mentre esploriamo l'affascinante connessione tra questi fenomeni naturali e le antiche profezie. Entrare in un mondo in cui la scienza incontra la spiritualità. Prima di iniziare, assicuriamoci che tu sia pienamente coinvolto dai nostri contenuti. Se non l'hai ancora fatto, considera l'idea di iscriverti al nostro canale e di attivare la campana delle notifiche. In questo modo non perderai mai i nostri ultimi video. Ma aspetta, c'è di più! Se sei una persona a cui piace esplorare argomenti intriganti e impegnarsi in discussioni in tempo reale, abbiamo un'entusiasmante opportunità per te. Al momento abbiamo 20 posti disponibili sul nostro esclusivo canale Telegram. Qui puoi entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e che condividono la tua curiosità e passione per l'esplorazione del mondo. Negli ultimi tempi, l'Arabia Saudita è diventata il punto focale di un'affascinante trasformazione, catturando la curiosità degli osservatori di tutto il mondo. I deserti un tempo aridi e sterili sono stati inghiottiti da una serie straordinaria di eventi meteorologici, tra cui inondazioni improvvise e grandinate. Questi eventi hanno deluso le aspettative, trasformando paesaggi aridi in distese verdi lussureggianti, un drastico cambiamento rispetto al loro stato abituale. La natura sconcertante di questi eventi ha generato grande intrigo tra gli scienziati e la gente comune. Come possono verificarsi cambiamenti così drammatici in una regione nota per il suo caldo incessante e la mancanza di pioggia? Mentre i meteorologi si affrettano ad analizzare i dati e a comprendere i meccanismi sottostanti che guidano questi fenomeni meteorologici, altri sono attratti da una diversa linea di ricerca. Il significato spirituale di queste trasformazioni. Tra le discussioni e le speculazioni, le antiche profezie sono emerse come punto focale. Queste previsioni secolari potrebbero offrire spunti sugli enigmatici eventi che si stanno svolgendo in Arabia Saudita? Molti si pongono questa domanda, riflettendo se esista un significato più profondo incorporato nel tessuto di questi fenomeni naturali. La convergenza della scienza e la spiritualità nell'interpretazione di questi eventi aggiunge strati di complessità alla narrazione. Mentre alcuni potrebbero vederli esclusivamente attraverso una lente scientifica, altri li percepiscono come manifestazioni della volontà divina o come adempimento di dichiarazioni profetiche. Questa intersezione di prospettive invita alla riflessione sull'interconnessione tra il mondo naturale e le credenze spirituali dell'umanità. Le prove visive catturate dai satelliti spaziali illustrano vividamente la notevole trasformazione che si sta verificando in Arabia Saudita. I deserti, un tempo aridi, ora vantano una vegetazione lussureggiante e fiorenti ecosistemi, una forte testimonianza del profondo impatto dei recenti fenomeni climatici. Questo contrasto tra paesaggi passati e presenti provoca contemplazione e intrigo tra gli osservatori di tutto il mondo. Per alcuni musulmani, questi drammatici cambiamenti hanno un profondo significato spirituale. Vedono in questi eventi echi di antiche profezie che predicono trasformazioni drammatiche che precedono eventi significativi, soprattutto quelli legati agli ultimi tempi. Allineare gli eventi attuali con queste narrazioni profetiche aggiunge uno strato di profondità alla storia che si svolge, invitando i credenti a riflettere
sul grande disegno in atto. Tuttavia, non è solo lo spettacolo visivo dei paesaggi verdi a catturare l'immaginazione. Fenomeni meteorologici senza precedenti, come fiumi di acqua ghiacciata e chicchi di grandine che scorrono nel deserto, aggiungono un ulteriore livello di mistero alla narrazione. La vista dei cammelli che navigano attraverso terreni coperti di grandine serve a ricordare in modo surreale la portata di questi eventi meteorologici, provocando una maggiore contemplazione sulle sue cause e implicazioni sottostanti. Gli insegnamenti biblici offrono una lente attraverso la quale interpretare il significato degli eventi straordinari che si stanno verificando in Arabia Saudita e oltre. Questi insegnamenti spesso collegano tali eventi alle profezie della fine dei tempi, offrendo spunti sulle loro possibili implicazioni spirituali ed esistenziali. Un tema notevole all'interno della profezia biblica è il declino delle nazioni di lingua inglese. Questo concetto suggerisce che alcune nazioni potenti, storicamente associate a popolazioni di lingua inglese, sperimenteranno un declino dell'influenza e della prosperità. Si prevede l'ascesa di nuove potenze globali man mano che il dominio di queste nazioni diminuisce, rimodellando il panorama geopolitico in modi imprevisti. Inoltre, la profezia biblica parla anche della diffusione del messaggio del Vangelo come elemento chiave del racconto della fine dei tempi. Questo messaggio di salvezza e si visualizza la redenzione che raggiunge tutti gli angoli del mondo, annunciando un'era di trasformazione caratterizzata dal risveglio e dal rinnovamento spirituale. Le discussioni sullo stato attuale del mondo spesso si concentrano su questi argomenti, poiché i credenti cercano di discernere i segni dei tempi e comprendere il loro posto nell'ambito più ampio della storia umana. La convergenza di cambiamenti geopolitici, cambiamenti sociali e fenomeni naturali sottolinea l'interconnessione di queste narrazioni profetiche e le realtà del nostro mondo contemporaneo. Mentre gli osservatori contemplano le implicazioni della profezia biblica alla luce degli eventi attuali, si confrontano con domande fondamentali sul destino dell'umanità e sullo scopo ultimo dell'esistenza. Che ruolo giocano questi eventi nello svolgersi della divina provvidenza? Come dovrebbero rispondere i credenti alle sfide e alle incertezze del momento presente in previsione di ciò che verrà? Nel Vangelo di Matteo, Gesù traccia un affascinante parallelo tra previsione meteorologica e discernimento spirituale, esortando i suoi ascoltatori a riconoscere l'importanza dei segni dei tempi. Affronta i farisei e i sadducei, rimproverandoli per la loro incapacità di discernere questi segni, nonostante la loro capacità di prevedere i modelli meteorologici basati su fenomeni osservabili. Questa giusta posizione sottolinea l'importanza della consapevolezza spirituale e discernimento nell'interpretazione del mondo che ci circonda. Quando si verificano fenomeni meteorologici insoliti, molte persone li interpretano come segni di Dio che trasmettono messaggi all'umanità. I recenti eventi avvenuti in Arabia Saudita, come l'inaspettato fiume di acqua ghiacciata e chicchi di grandine che scorre attraverso il deserto, sono visti da alcuni come indicativi di una comunicazione divina. Questi eventi servono come toccanti promemoria affinché le persone rimangano vigili e discernenti, riconoscendo il significato spirituale incorporato nei fenomeni naturali. Inoltre, la Bibbia offre profezie dettagliate, come quelle descritte in Luca 21, che descrivono i segni che precederanno eventi significativi. Mentre studi queste profezie e discerni i segni dei tempi, i credenti acquisiscono una visione approfondita dello sviluppo del piano di Dio e possono prepararsi di conseguenza per ciò che verrà. Gli insegnamenti di Gesù ci incoraggiano a guardare oltre la superficie degli eventi e discernere le verità spirituali più profonde che possono trasmettere.
Attraverso il discernimento spirituale possiamo acquisire chiarezza e comprensione riguardo al grande piano in corso nel mondo. In tal modo ci dotiamo della saggezza e dell'intuizione necessarie per affrontare le complessità della vita con fede e scopo. Nell'affrontare queste domande complesse e profonde, gli individui e le comunità attingono al ricco arazzo della saggezza biblica, cercano guida e comprensione mentre cercano di discernere i segni dei tempi e di allineare la loro vita con gli scopi in via di sviluppo di Dio. Mentre concludiamo il nostro viaggio attraverso i regni della scienza e della spiritualità, una cosa rimane chiara. Il mondo è pieno di meraviglie e misteri in attesa di essere svelati. Quindi, la prossima volta che assisti a un improvviso cambiamento nel mondo intorno a te, prenditi un momento per riflettere sul suo significato. Chissà quali segreti potrebbe contenere e quali lezioni possiamo imparare da esso. Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Ci piacerebbe avere tue notizie. Grazie per esserti sintonizzato su questo video, ma prima di salutarci, ho qualcosa di veramente incredibile da condividere con te. Non crederai a cosa ti aspetta nel prossimo video. Fare clic sullo schermo per vederlo ora. Ci vediamo lì per un'altra fantastica avventura.